Buongiorno, questo è l'ultimo incontro appunto del nostro corso, del nostro lungo corso di formazione volontari per informare e abbiamo qua il dottor Gabrielli che è il responsabile del distretto nord dell'azienda sanitaria e ad Antonio Gabrielli chiediamo qual è il rapporto dei servizi, dei dipartimenti dell'azienda sanitaria con le associazioni di volontariato, dato che noi collaboriamo infatti da anni, ma qual è attualmente la vostra proposta, le vostre propensioni rispetto alla collaborazione con noi del volontariato? Buongiorno a tutti. La domanda è fondamentale. La collaborazione con il volontariato è uno dei punti su cui si fonda tutto il lavoro che stiamo facendo di riorganizzazione dei servizi sanitari. L'organizzazione col volontariato è prevista nella nuova legge regionale, nella legge di riforma del servizio sanitario, la legge 17, è un qualcosa che anche noi nella nostra azienda sanitaria, l'azienda sanitaria numero 5, stiamo strutturando in maniera anche formale, quindi deliberando dei documenti che diventano parte integrante anche delle nostre attività. Oggi non è possibile più pensare in termini di salute come un qualcosa di pura pertinenza dei tecnici, cioè dei medici e dei professionisti. Dobbiamo pensare sempre di più ad un intervento trasversale, quindi quando si parla oggi di salute si parla di servizi sanitari e servizi sociali, e non può esistere questo binomio senza la presenza del terzo attore fondamentale che è il cittadino. E quindi il cittadino, senza le associazioni di volontariato, o meglio, con le associazioni di volontariato, il cittadino diventa uno strumento importante, sia uno strumento di verifica delle attività che noi facciamo, perché bisogna anche entrare in quest'ottica, avere il coraggio di presentarsi e di far capire al cittadino quello che si fa e quindi anche di accogliere i suggerimenti, le critiche che i cittadini possono fare, sia di collaboratore, di partner importanti. Io penso soltanto alle tante attività che il volontariato porta avanti, dalla raccolta del sangue agli interventi sulle persone che sono in difficoltà, che sono sole, ai trasporti di persone che non hanno nessuno che li può portare a fare un accertamento oppure a fare delle attività banali, alla semplice, banale, ma importantissima attività di semplice compagnia. Già il poter donare del proprio tempo a delle persone che magari altrimenti in questa situazione si troverebbero sole e aiutarle magari a trovare anche un modo diverso di vivere, di affrontare la propria quotidianità, è una cosa fondamentale che assolutamente dobbiamo continuare a coltivare, ad aiutare e a sostenere, perché lo dico con grande orgoglio, ho sempre creduto nel volontariato e penso che sia veramente un passo importante. Grazie Antonio. Grazie a voi.